Siamo con Rosario Di Bernardo, presidente dell'aeroporto di Comiso e vicepresidente regionale di Federalberghi. Benvenuto a Taormina Today. Allora, presidente, partiamo proprio da una disamina dei flussi turistici che riguardano l'aeroporto di Comiso. I flussi turistici in provincia di Ragusa, grazie all'apertura dell'aeroporto, sono nel 2014 la provincia di Ragusa è stata quella che è cresciuta di più in tutta Italia, con un più 19%. Continuiamo a crescere, così come i passeggeri all'aeroporto di Comiso, perché nel 2014 l'aeroporto di Comiso ha visto transitare 320.000 passeggeri, che sono diventati 370.000 nel 2015 e che si presumono 500.000 nel 2016, anche perché nei primi 4 mesi, dai dati di Assa Aeroporti, Comiso in Italia è l'aeroporto che è cresciuto di più come incremento di passeggeri, ha avuto un più 40% di incremento passeggeri. Questi naturalmente non sono altro che la maggior parte turisti, perché le tratte da Comiso sono prevalentemente estere e quindi abbiamo un incremento a fine anno pensiamo di avere un incremento turistico di almeno altre 100.000 presenze. Questo è importante perché l'economia, non solo quella eblea, ma continua a crescere. Ci risulta anche che molti passeggeri da Comiso atterrano a Comiso per poi venire anche a visitare Taormina, addirittura per nottare, grazie alle alcune rotte dirette da Comiso, tipo Londra, ma può essere Dublino o Francoforte piuttosto che Düsseldorf, che sono dirette e quindi permettono di arrivare a prezzi contenuti. Noi abbiamo fatto anche dei sondaggi all'interno dell'aeroporto e quindi abbiamo appurato con certezza che anche Taormina è una delle mete richieste, pur non essendo vicinissima all'aeroporto di Comiso. Ecco, quali sono le richieste invece degli utenti e quali sono anche le prospettive future che l'aeroporto intende raggiungere? Migliorare naturalmente i collegamenti viari, questo lo sappiamo, infatti aspettiamo la famosa Ragusa-Catania, anche se devo dire molti preferiscono visitare le nostre zone, che poi non sono altro che quelle dei luoghi di Montalbano che tutti conosciamo, e che quindi preferiscono affittarsi i mezzi per poi raggiungere i vari posti. I collegamenti con Catania e di conseguenza con Taormina sono giornalieri, quindi cerchiamo di migliorarli, così come in provincia di Ragusa c'è l'NH, che è uno dei campi Donna Fugata Resort, adesso Sheraton, che è il campo da golf con l'aeroporto più vicino di tutta l'area mediterranea. Dopo 20 minuti che atterra a Comiso puoi andare benissimo a giocare, quindi anche questo porta un incremento turistico di nicchia e molti voli privati, oltre al fatto che comunque a Comiso nei prossimi giorni atterrerà un grosso aeromobile che è di grosse dimensioni grazie a uno studio aeronautico, e questo permetterà di creare in futuro dei collegamenti intercontinentali da Comiso, visto che possono atterrare aerei di grosse dimensioni e che possono affrontare oltre 10 ore di volo. Ecco, dal punto di vista infrastrutturale lo sappiamo, la Sicilia è carente in più settori. La nascita di questo aeroporto a Comiso è stata sicuramente una sorta di speranza che si è riaccesa anche per il settore turistico, naturalmente, soprattutto per quello. Certo, tra l'altro anche il territorio, che magari visto le lungaggini burocratiche che hanno portato al ritardo l'apertura dell'aeroporto, un po' il territorio si è fatto trovare inizialmente impreparato, adesso si sta organizzando meglio e alcuni comuni hanno destinato parte della tassa di soggiorno a creare dei bandi per incentivare nuove rotte. Questo è importante perché i comuni hanno visto che sono aumentati gli introiti della tassa di soggiorno grazie all'aumento dei turisti, hanno deciso sul sostegno di Federalberghi, che è parte attiva nella distribuzione della tassa di soggiorno, di mettere una quota per creare delle nuove rotte a sostegno delle nuove rotte che portano turisti in provincia di Ragusa. Di conseguenza si innesta un circolo virtuoso che riporta di nuovo, riaumenta la tassa di soggiorno, visto che aumentano i turisti che pernottano in provincia di Ragusa. Questo significa che non solo i comuni hanno
hanno, diciamo, capito l'importanza dell'aeroporto. Poi ci sono anche fondi ex Sinza, cioè, altri fondi che erano in destinazione all'ex provincia regionale, che hanno destinato per fare un bando su nuove rotte a servizio di Comiso. E non ultimo l'emendamento dell'onorevole Minardo, che ha stanziato ben 20 milioni per le tratte sociali, cioè creare per i residenti del territorio siciliano dei vantaggi per spostarsi dalla Sicilia. Noi abbiamo presentato un piano al Ministero che breve sarà pubblicato per creare nuove rotte da e per Comiso, cito Bologna, cito Venezia, cito Torino, che permetteranno ai residenti in Sicilia di viaggiare a tariffe scontate addirittura del 50% rispetto a quelle vigenti. Qual è il prossimo obiettivo, quello più immediato e al quale state già lavorando? Come sarebbe rientrato nel piano nazionale degli aeroporti? L'obiettivo è di continuare a crescere e raggiungere il punto di pareggio che è previsto nel 2018 e quindi di far sì che l'aeroporto possa autosostenersi tranquillamente e quindi essere un punto di riferimento per tutta l'area siciliana.